Sì. Risposta? Sì, faccio una risposta da tweet. Sì, perché nella comunità internazionale è del tutto evidente che nessuno può immaginare di costruire l'identità europea contro il nemico più grande, che contro il vicino di casa più grande, considerandolo il nemico più grande. Cioè, costruire l'identità europea contro la Russia è un'assurdità. Poi, sentirmi dire talvolta, anche nella discussione italiana, che dobbiamo fare ciò che dice Putin, punto e basta, lo trovo vagamente sorprendente. Ma l'idea che Putin sia un interlocutore, che naturalmente è un interlocutore con tutti i suoi elementi che conosciamo, positivi e negativi, di giudizio che possiamo avere su di lui, ma Vladimir Putin è il capo di un paese che è un paese assolutamente cruciale per la stabilità del mondo. Nel momento in cui cerchiamo di coinvolgere tutti, sarebbe stato assurdo continuare a alzare una cortina di ferro tra l'Europa e la Russia.